Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro J Live. Saremo insieme dalle 15:30 alle 16:30 e intanto saluto il proprietario di questa prima mezz'ora del J Live di oggi, che è Marco Di Loreto. Con lui, ciao Marco. Buonasera a tutti, ciao Rino. Con Marco ovviamente parliamo di meteorologia e non solo, perché possiamo parlare anche di fisica e di matematica. Ma Va vabbè, non bene. No, però esagerare. diciamo che restiamo alla meteorologia per oggi, però non ci provocate perché possiamo fare di più. Allora, Marco, però ti rubo 2 Certo. minuti per i dati sull'emergenza sanitaria in Abruzzo e quindi i nuovi casi di coronavirus. Li leggiamo insieme, sono arrivati proprio pochi minuti fa. Allora, registriamo oggi 304 nuovi casi positivi al coronavirus, di età compresa tra 10 mesi e 94 anni. Ecco, 94 anni li vedete anche sul nostro sito superj.it. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza, i dati in Abruzzo sono 60.928, ma stiamo a quelli di oggi, 304. Poi i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, 20 in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Pescara, 30 in quella di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti purtroppo registra 10 nuovi casi e sale ad un totale dall'inizio dell'emergenza di no 1.934. I deceduti oggi sono di età compresa tra 60 e 95 anni, uno in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, uno in provincia dell'Aquila e 3 in provincia di Teramo. Poi registriamo 986 guariti dimessi, e questo è un buon dato, davvero insomma, quasi il triplo di quelli dei casi di coronavirus di oggi. Poi gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.678. I tamponi di oggi, i molecolari sono stati 4.447, i test antigenici 4.029, pertanto la percentuale sulla somma dei tamponi positivi è pari al 3,6%. 667 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, un piccolo buon dato, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 89, qua purtroppo più 2 rispetto a ieri, con 6 nuovi ricoveri. Sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, gli altri 10.922 sono in isolamento a casa. La ripartizione per province: la provincia di Chieti, 74 nuovi casi, 82 nuovi casi a Pescara, 30 nuovi casi a Teramo, 92 nuovi casi all'Aquila. Questi dunque i dati riferiti al coronavirus di oggi in Abruzzo. Allora, Marco, Eccoci, andiamo subito a cambiare argomento. cambiamo argomento. Eh sì, Cerchiamo di tirar purtroppo su anche un po' il morale, ovviamente, non lo nel so, pieno dipende. rispetto di quello che Sì, succede e no, certo. soprattutto Dico, non so se di chi. riusciremo a tirare il morale su perché per gli amanti della primavera c'è da La primavera attendere. tarda. Oddio, la primavera si è rubata un mese all'inverno, quindi l'inverno Quindi, sta praticamente sta riprendendo il suo, recuperando una il mal parte il tolto. mal tolto. Il mal tolto. Si Anche può perché dire ieri si così. occhiettava. Ieri sfiocchettava qua e là perché siamo in un regime di forte instabilità in buona parte del centro-sud per correnti molto fredde provenienti, di tipo artico, quindi provenienti sicuramente gelide, soprattutto in alta quota. Ecco perché, come è accaduto ieri e anche oggi, sfiocchetta qua e là anche con temperature fuori luogo, nel senso che ieri sfiocchettava ad esempio a Montorio con 7 gradi. Teramo penso che oggi più o meno stava sui Una 7. neve creativa. Molto creativa, diciamo una neve che è in quota e che non, cioè, trasportata velocemente dal vento non si scioglie e quindi arriva a cadere Mi piace anche. questa sinergia tra neve e vento, che fa Sì, quasi. perché in alta quota se abbiamo, in alta quota intendo 5.000 metri circa, abbiamo temperature di meno 32, meno 33, meno 34, le nuvole ovviamente diciamo. Quindi anche fino a 1400-1500 siamo sui meno Quindi è 3, meno bassa, 4, insomma, è bassa per cui quella fiocchi quota. fino a 1000 metri, 900 metri sicuramente non si sciolgono perché siamo sotto lo zero. Poi il vento contribuisce a far sì di non farlo sciogliere velocemente e quindi riesce a Il vento giungere dice, anche la da noi. facciamo vedere a qualche bambino un po' di Ma sì, fiocchi di infatti, neve e qualche te la porta. sfiocchetto qua Quindi se noi andassimo al Monte Bianco, è 4.810, vero, il Monte e là. Sì, Bianco? beh, più o Staremo meno. sui meno 30 Occhio e quasi. croce sì, decisamente sì. Poi lo vediamo anche, faccio vedere una mappa Va bene. delle temperature a quella quota. Iniziamo a vedere le webcam, due Iniziamo. webcam, prendiamo i prati di Tivo come sempre e poi saliamo Eccolo. anche più su. Ecco, siamo in una fase direi piuttosto tranquilla, nel senso A che. destra c'è quasi uno squarcio, di sereno, Sì, però sembra perché allora coperto. parliamo subito. Quando parliamo di instabilità, Sì. significa che non è una vera e propria perturbazione, sono
piccoli nuclei che si vengono a formare e che quindi c'è instabilità intesa come passaggio dal sole alle nuvole, allo scroscio di pioggia, neve, quello che sia, e poi ritorna il sole. Questa è la dinamica di una giornata così classicamente definita instabile. Quando invece parliamo di maltempo, di perturbazione, si tratta di un vero e proprio fronte in cui la copertura nuvolosa, la pioggia, eccetera, può insistere 24-48 ore, poi dipende dalla dinamica generale. Ecco, questo per capirci. Quindi andiamo a vedere, e così chiudiamo velocemente il giro webcam, ci andiamo a vedere la stazione del rifugio Franchetti per farti vedere come in questo momento ci sono, alle 15.30, quindi qualche minuto fa, c'erano meno 8,8. Do you feel? Ecco. Do you feel the air? Do you feel the air? Beh, assolutamente sì. Ci siamo andati dei giorni ed era, quando era che era 6-7 gradi l'altra volta? Quando la primavera si era rubato il mese all'inverno, avevamo al Franchetti addirittura più 4, spuntavano più 3 gradi. Spuntavano margherite. Si scioglieva la neve, incredibilmente. E invece, la senti l'aria? No. Meno 8 gradi. Andiamo a vedere anche la webcam, guarda, qui in diretta dove sta per entrare, appena entrato un banco di neve, suppongo che sia. È bellissimo questo contrasto tra il sole sulla destra, la Madonnina, che invece tutta la parte lì del Franchetti e del Calderone, che è invasa da questo nuvolone. Credo che sia neve, anche se ovviamente non essendoci la dinamica non la possiamo capire, però per dirti sta fioccando a meno 9 in quel del Franchetti. Questo per farti capire appunto che siamo, questa veramente è emblematica questa foto, perché è proprio l'esempio dell'instabilità, sole, nuvole. L'instabilità che c'è adesso è quello che nel proverbio dice marzo pazzerello, ecco, è perfettamente rispettato, direi. Allora andiamo a vedere subito invece quella che è la situazione reale, e ti faccio vedere questo quadro a livello europeo. Vediamo. A livello europeo, che ci permette di capire. Partiamo da sinistra, l'anticiclone delle Azzorre che staziona, diciamo, vicino alla penisola iberica, e poi vedremo che si è innalzato fin sull'Islanda, addirittura la Groenlandia, e per cui dalla parte orientale di questo anticiclone fluisce aria molto fredda, gelida dall'Artico, che sta coinvolgendo un po' tutta l'Europa, a parte appunto la penisola iberica e parte della Francia. Tutto il resto dell'Europa è coinvolta da queste correnti molto fredde, molto gelide. Se andiamo a vedere nello specifico in Italia, quindi la situazione questa è live proprio adesso, come vedi non si tratta di vere e proprie nuvole, sono piccoli nuclei che creano questa instabilità. Ecco, per esempio, Dei varchi tra di loro. Esatto, guarda, qui siamo praticamente sulla nostra zona, al centro Italia, e come vedi appena sopra l'Abruzzo in questo momento c'è un nucleo un po' più consistente, probabilmente tra Lazio e Abruzzo è più consistente. Sì, quello sta passando su Roma, in poche parole. Sì. Così come ce n'è un altro un po' più piccolo anche sulla parte delle Marche, tra il confine tra Marche e Abruzzo. Mm-hmm. Comunque, la dinamica, anche guardando dalla Jugoslavia, si capisce come questi nuclei, vedi come dagli scatti, viene da nord, si formano e ovviamente si caricano un pochettino di umidità del mare Adriatico, e poi appena toccano, diciamo, vanno in contrasto con l'aria più calda, relativamente calda, che si trova a terra, quindi sulle coste adriatiche, vanno a formare questi mini nuclei, diciamo, con degli scrosci di pioggia o di neve, anche a quote appunto di bassa collina, si può dire. Sai, da questa immagine è bello perché la pianura padana sembra disegnata dalle nuvole che non la intaccano. Sì, esatto, sì. Lì, diciamo, questa situazione si crea in questo modo perché la barriera alpina fa veramente da barriera in tutti i sensi, l'arco alpino fa da barriera, per cui diciamo è come se ci fosse un blocco, una diga, una specie di diga, sì, così, e quindi la pianura padana è quella che viene, diciamo, tra virgolette, non intaccata, risparmiata dai fronti, da queste piccoli nuclei, anche se poi le temperature rigide la notte poi tornano assolutamente, perché con il sole, ti faccio l'esempio di ieri, a Montorio eravamo alle 8, alle 9 con 10-11 gradi, stava salendo, diciamo, col riscaldamento del sole, appena si è annuvolato e poi c'è stato lo scroscio, ha perso 5 gradi in meno di 10 minuti, è stato proprio un crollo verticale, insomma, no? Allora, questa quindi è la situazione
in tempo reale. Andiamo a vedere, come ti avevo accennato prima, sì, invece il quadro della pressione atmosferica, che ci permette di capire perché si sta verificando questa cosa. Ecco. E ho lasciato anche la dinamica del vento per far comprendere quel rosso lì. Come sappiamo, guarda, il centro dell'anticiclone delle Azzorre si è spostato vicino all'Irlanda, sì, però è veramente immenso, vasto, comprende tutto l'Atlantico settentrionale, parte della Gran Bretagna, diciamo tenta di allargarsi fino alla Scandinavia, mentre invece su tutta l'Europa orientale c'è vero maltempo sulla Turchia, sulla parte dei Balcani, sì, della Russia, così via. Da noi abbiamo, se ci fai caso, minimo, quindi, sì, adesso allargo sull'Italia, sì, per farti capire come le correnti, vedi, partono addirittura anche da Rodano, scendono fin sul Mar Mediterraneo. Quindi abbiamo quella, c'è una piccola L, non so se riesci a leggere, tra la Corsia e la, eccola, sì, tra la Corsia e la Sardegna, quindi c'è un minimo di circolazione depressionaria, ma fondamentalmente sono correnti, come si vedono bene in Adriatico, correnti che vengono di tramontana da nord, e che creano quella quella instabilità di cui abbiamo parlato prima. Quindi questa è la dinamica che continuerà anche nei prossimi giorni, ma si farà sempre più insistente l'intrusione di correnti umide da occidente, da ovest, addirittura dall'Africa, sì, per cui nel weekend, poi adesso lo vedremo meglio nel dettaglio, potremo avere vero e proprio maltempo, quindi non più instabilità, ma addirittura pioggia. Infatti, vai, diciamo, fino a giovedì la situazione è più o meno così. Mi sposto sempre con questa carta nella giornata di venerdì, tardo venerdì, e qui la situazione non è certa. Adesso cerchiamo di vedere il modello europeo per cercare di comprendere cosa potrebbe succedere. Succede che insistono le correnti fredde da nord-nord-est, quindi anche dalla Russia, contributo ancora più freddo, e poi lo vediamo a 500 ectopascale che si capisce ancora meglio, ma nel frangente tempo in Mediterraneo la presenza di correnti umide da occidente, dall'Africa, inizia a favorire la formazione di questi minimi depressionari. Sì. L'allargo un po' di più per farti capire che, per esempio, nella giornata di sabato, guarda, c'è un minimo che parte dalla Tunisia praticamente, sì, tra Tunisia e non so se l'Egitto lì, non so, non riesco a capire bene, la Libia forse. Comunque, come vedi, questo minimo si sposta e siamo all'inizio di domenica, si sta spostando verso nord, guarda, e risale. Questo minimo che combina? Questo minimo combina, che ovviamente ci sarà con una vorticità, a parte il fatto che il minimo è diventato 990 ectopascale, quindi un profondo minimo. Porta brutto tempo, porta vorticità, e quindi non si tratta più di nuvolette, ma si tratta di veri e propri corpi nuvolosi. Quello nuvolosi. Che su quei siti che ti stanno simpatici a te dicono: arriva un circolo... Ho visto oggi una... Loro insistono... Era tipo un'immagine di un nuvolone bianco... Sì, ci sono questi siti che stanno annunciando nel weekend nevicate abbondanti. Sì, sì. Può essere, ci può stare. Però io rimango cauto perché purtroppo i modelli, e siamo a 3 giorni ormai, 3-4 giorni, ancora non riescono a inquadrare bene la situazione. Quindi adesso abbiamo preso il modello europeo per ipotesi che è quello... Comunque. Di sicuro, Marco, andremo fino a domenica con un tempo, non con la primavera. Insomma. No, assolutamente. Anzi, poi lo vedremo con gli spaghetti medio, che di temperature primaverili non se ne parla, direi, fino a fine marzo minimo, ma forse anche dopo parto. Tu ti hai rispinto qualche giorno fa, hai detto pure i primi giorni di... Sì, sì. Che poi diciamo... i primi giorni di aprile significa Pasqua. Sì, esatto. Giusto? Esatto. Il 4. Diciamo che gli spaghi mi sembra che arrivano fino al 31 di marzo, non vanno oltre, però... In linea di massima, diciamo, a fine mese può darsi che almeno a livello di temperature torniamo sulla media del periodo, forse. E dicevo, quindi, questa depressione che potrebbe portare maltempo, perché appunto alcuni siti si sono già spinti a dire neve, sì, e così via, perché questo tipo di depressione qua, e si vede proprio dalla circolazione dei venti, molto chiara, che nella Sicilia in questo caso c'è una vorticità molto accentuata, ma se tu prendi l'Abruzzo i venti continuano a insistere dai quadranti settentrionali, il che significa che
combinato con nuvole cariche di umidità provenienti anche con contributo africano, tra virgolette, vanno a mischiarsi con l'aria fredda in quota proveniente dalla Russia. Succede un tritum. Potrebbe succedere un tritum. Potrebbero esserci precipitazioni, diciamo, innanzitutto abbondanti, e con contributo di quell'aria fredda potrebbe nevicare anche a quote collinari. Non dico Teramo sicuro, però. E in questo caso mi dispiace dirlo, perché non mi piace affatto come cosa. Se dovesse verificarsi una situazione del genere, sarebbe neve pesante, purtroppo, perché non c'è... Che c'è un altro termine, quella di marzo, ma non lo diciamo. No, infatti. Vabbè, però comunque... sì, neve pesante carica d'acqua. Esatto. Comunque andiamo per ordine, andiamo a vedere, prima di vedere le precipitazioni nello specifico, abbiamo 11 minuti, qualcosina possiamo fare, sì. Ti faccio vedere la situazione, questa è la fotografia in questo momento, che cosa, che temperatura sta, quella, i meno 32 si riferiscono proprio alla zona teramana. Quindi a 5.000, 5.500. Se Teramo stesse in cima al Monte Bianco avremmo meno 32. Meno 32, quindi una bella gelata. E questa situazione più o meno proseguirà anche negli altri giorni. Vedi, mi sono spostato a giovedì alle ore 16, quindi domani meno 34. Se ci spostiamo a venerdì scende un pochettino, siamo a meno 31. Sabato, quando inizia diciamo, la possibile potenziale vorticità sul Mediterraneo, abbiamo meno 29, che non è poco. Domenica, dove ecco, si intravede in basso, guarda, sulla Sicilia c'era quella famosa depressione, sì, che abbiamo visto, sì, prima. Ecco, mentre in Sicilia c'è questa vorticità, da noi sarebbero comunque meno 26, che è quasi vicino alla norma, perché la normalità è sui meno 22, meno 20, quindi, però meno 33. A 5.000 metri. Sempre ai famosi 5.000 metri. Quindi per farti capire che se diciamo, i modelli non hanno inquadrato questo minimo, sì, alcuni lo mettono più in alto, alcuni lo mettono addirittura che passa nel basso Mediterraneo, quindi potrebbe addirittura non coinvolgerci in modo molto marginale. Quindi io adesso sinceramente non mi va di spingermi a dire che sabato o domenica piove o nevica abbondantemente, sì, eccetera. Purtroppo bisogna attendere. Questa bisogna è un'ipotesi, aspettare, del modello europeo, che molte volte ci azzecca, quindi diciamo ho preso questo a riferimento, però non è assolutamente detto. Andiamo a vedere appunto nell'ambito delle precipitazioni. Sì. Questa è la fotografia alle ore 17. Io direi quasi quasi di andare direttamente sulla nostra zona. Sì. Ecco, questa situazione è alle ore 17, quindi questo sintetizza in qualche modo la possibilità di qualche sfiocchettata. Come vedi, il blu è quasi impercettibile, sì, quindi non si tratta di precipitazioni abbondanti, anzi direi proprio residuali, però come è successo stamattina non è escluso che continui, sì, a sfiocchettare, in questo caso per esempio maggiormente sul settore aquilano, ma comunque anche zona vicino Teramo potrebbe succedere. Mi sposto alla giornata, vai, di giovedì. Ecco, domani sembrerebbe che ci sia più spazio per precipitazioni leggermente più intense, ma nulla di che comunque. Perché fin quando non si vede quel famoso colore verde, ti ricordi, sì, giallo, come? Così non si tratta di precipitazioni forti. Perché? Perché da domani quel freddo che abbiamo già visto potrebbe ulteriormente intensificarsi per il contributo di aria fredda non solo artica ma russa, dalla Russia, quindi continentale, artico-continentale. Per cui il freddo potrebbe accentuarsi e i contrasti potrebbero essere ulteriormente, certo, più evidenti. Ecco perché diciamo, nelle precipitazioni di giovedì, questa era la fotografia alle ore 14, si tratterebbe comunque di precipitazioni un po' più estese sul territorio regionale. Bene. Nella giornata di venerdì rimane sempre questa instabilità, vedi, io adesso faccio assalti, vado veloce, e quindi ecco, alle ore 21 ad esempio qui c'è maggiore estensione di precipitazioni su tutta, sì, la regione, in buona parte della regione. Con venerdì alle 21. Sì, diciamo che per essere molto sintetici, domani e dopodomani sicuramente le precipitazioni saranno tipo oggi, molto irregolari, cioè tipo oggi, un po' più, forse più simile a ieri, quindi con il pomeriggio, se ci fatto caso, più si è caricato molto di più, anche se poi le precipitazioni sono abbastanza irregolari, perché può succedere benissimo che a Montoro piove, a Teramo no, viceversa, non c'è, ripeto, non c'è, sì, una vera e propria perturbazione, si parla di instabilità.
Nella giornata di sabato, e andiamo a vedere sabato, ecco che appare già qualcosa di diverso, si vede un verdognolo, sì, quindi le precipitazioni sono più intense, si vede benissimo dal vento, dalla dinamica del vento, come insistano correnti questa volta addirittura da est, non più da nord, quindi vanno proprio a sbattere sulla nostra costa, quindi contrasti col mare Adriatico e possibili precipitazioni, in questo caso più accentuate sul Chietino, sul Pescarese, ma non mancano anche sul Teramano. E, questo sabato nella giornata di domenica ti volevo far vedere se in Abruzzo la situazione va un po' meglio, ma attenzione a quel famoso vortice di cui parliamo, c'è addirittura il rosso, quindi precipitazioni veramente copiose, ma questo vortice comunque si sposterebbe e potrebbe coinvolgere, ecco, come vedi, la Campania, la Puglia, poi da noi in modo residuale, perché poi si sposta verso lo Ionio. Ripeto, il minimo, se si sposta 100 km più su, ci becca in pieno, quindi e siccome non è sicuro che non avvenga, perciò, questo non perciò bisogna esatto. Possiamo limitarci a dire che sicuramente continuerà a fare freddo, e sicuramente ci sarà almeno instabilità, forse precipitazioni piuttosto copiose. Può succedere, questa è la previsione settimana. Da qui a domenica, esatto, comunque fino a sabato, giusto, sicuro. Per concludere l'analisi delle grafiche. Vai. Ti faccio vedere per i prossimi 5 giorni, questa è la sintesi, vedi vicino Teramo, l'accumulo di pioggia, che poi potrebbe essere anche in parte neve se dovesse arrivare il freddo, comunque per 5 giorni si intende da qui a domenica compresa, sul Teramano sono previsti 27 mm per il modello americano, europeo, 17 per il modello differenza. Americano e invece per quanto riguarda, per quanto riguarda quello inglese 13,8, quindi diciamo, messa così non sembrerebbero precipitazioni abbondanti, però da monitorare, perché ieri erano uscite delle carte decisamente allarmistiche. Per fortuna oggi si sono rettificate, quindi la situazione è cambiata. Concludiamo velocemente. Abbiamo gli spaghetti. Ti faccio vedere gli spaghetti meteo. Andiamo. Con... Eccolo qua, guarda, concludiamo con questa sintesi qui. Oh, clima da pieno inverno. Da pieno inverno, perché se vedi gli spaghi sono... Allora, la famosa curva rossa è sempre la media del periodo. Sì, e come sotto, vedi siamo nettamente sotto, almeno di 5-6 gradi, no? Situazione decisamente fredda, con quelle temperature in gennaio avremmo avuto sicuramente... Difficilmente avremmo superato lo zero anche di giorno. Siccome siamo a marzo, appunto, il giorno col sole. Però stanotte abbiamo sfiorato lo zero. All'Aquila mi sembra che ci sia stato una meno 5, meno 6 gradi, come sempre. Dice del professionismo, eh? Sì. E giusto per rispondere anche alla tua domanda, quando torneremo nella normalità, vedendo questi spaghi, sembrerebbe, come vedi da quella curva, attorno al 28-29 di marzo, quindi nella settimana di Pasqua. Però... E sempre che ce ne vuole, possono cambiare tranquillamente, possono cambiare le cose. In peggio, così come in meglio, nulla è escluso. E niente, finisco molto velocemente con una stagionale, ti faccio vedere velocemente. Andiamo alla stagionale. Questa è la stima delle temperature, dell'anomalia, della temperatura di questa settimana, come vedi. Fammi tutta l'Europa è... nel blu, quindi con nel valori blu, dipinto di blu. Ho evidenziato quel quadretto in alto che indica tra meno 8 e meno 4, significa che in alcune zone dell'Europa abbiamo valori termici rispetto alla media di meno 7, meno 8 gradi rispetto alla media. Anche le precipitazioni, e mi sposto in quest'altro quadro, le precipitazioni sono... c'è l'azzurro, quindi precipitazioni più abbondanti del solito, quindi a indicare appunto che siamo un po' tutta l'Europa è sotto scacco di quella posizione anomala dell'anticiclone delle Azzorre che è salito fino a su, è andata troppo in alto, e ha stimolato la discesa di aria artica. Per quanto riguarda la settimana prossima, e mi fermo qui, come vedi le temperature sembrerebbero tornare verso la media del periodo, abbiamo uno 0,5 in più. Quindi siamo occhio e croce nella normalità climatica. Infatti, cioè, la settimana prossima tu mi stai dicendo la questa praticamente parla. Questa scusami, dal 29 al 4 aprile, pardon. Sì, ho sbagliato io. Dal 29 al 4 aprile abbiamo una leggera anomalia positiva. Quindi per la settimana di Pasqua potrebbe tornare diciamo una timida primavera, ecco, chiamiamola così. E mi stoppo. Già ti sei stoppato? Sì, dai. Super veloce. Complimenti a Marco per queste considerazioni. Quindi la sintesi è che
avremo questo tempo Sì, fino a ma sì. sabato domenica sicuro. Sì, io direi anche Con inizio qualche settimana. possibilità di incremento negativo. Incremento negativo, cioè le due incognite sono, potrebbe arrivare maltempo e potrebbe anche esserci possibilità di nevicate, questa volta con qualche accumulo, non dico tanto, ma accumuli anche a quote collinari se il freddo, diciamo, dalla Russia insisterà come sembra. Sì. Allora, sai che facciamo, Marco? Sì. Adesso ti porto al bar di Penna Ah, Sant'Andrea, perché bene. noi andiamo, insomma, con una certa frequenza da Augusto Fabbri, perché lui è un maître à penser, è un maestro del pensiero. Il bar è a Rioto, è nata nota una casa, quindi credo che i nostri telespettatori abbiano cominciato a conoscerlo. E la riflessione di oggi dal nostro avamposto del pensiero, che appunto è questo bar a Penna Sant'Andrea, e sulla campagna vaccinale non solo, Ah, perché ok. Augusto, essendo un maestro del pensiero, può Cioè, le spaziare. chiamerei le pillole di saggezza di Sì, Augusto. bravo, sono Ecco. così. Allora, lo sentiamo e poi Perfetto. commentiamo e ci salutiamo poi Va alla fine. benissimo. Sentiamo Augusto. Il Pork Night purtroppo deve aspettare questa sorta di festa, di lungo aperitivo che si fa al bar di Augusto a Penna Sant'Andrea, a Rioto, ma è nata nota una casa, perché la pandemia, ahi noi, ancora c'è. Augusto, di che parlate questi giorni? Allora, ritornando al discorso del maiale, io avevo detto qualche tempo fa, sempre su questa bellissima televisione, Super J, che male che andava, anche se a febbraio abbiamo smesso di ammazzare i maiali in casa, anche se fosse successo a marzo e si fosse o si Sì, va sarebbe, bene. si avesse calmato il tuberoso. Dopo che ce l'avessimo mangiato, ma questo ancora non si può fare. Speravamo che Conte ci desse un po' più di spago, Conte, Conte, scusa, Draghi. il maestro Draghi, mi sono sbagliato, mi confondo. E se avesse dato giù allo sfruscio e ci avesse fatto fare qualcosa di più. Ma non solo ci fa fare lo porco, ma ora ci faccio giù pure per Pasqua. E diventa un po' un problema perché, sai, sotto le feste uno esce, si fa un bicchiere, si guadagna e si guadagna una giornatella, e che invece la giornatella è difficile che ce le facciamo. Cosa è cambiato con il maestro Draghi? Fino a mo' non ha cambiato niente. È cambiato che ha detto che possiamo uscire fuori dalle regioni, ma non possiamo entrare su quell'altro, per cui quello è risaputo. Ma è successo che ha detto che i vaccini che ce ne mancano, ma arrivano, tutti i giorni qua si sente di milioni di vaccini che arrivano, e lì quattro che arrivano, andando a questi Hitler, che è buono, e la gente si abita a morire. Ma c'è qualcuno che se la fitta e te paura, e Calobardo dice, ma io mo me le so fatte senza fare l'orecchia, non fa niente, il virus che è mio. Questo ti dice che è una giornata, e quello invece è facile che se ne passi per un muro. E allora, stiamo aspettando che arrivino veramente i vaccini. Io sarei il primo ad andare a vaccinare, cerco pure di raccomandarmi, se qualcuno Tu ti là, vaccineresti, sì. come no, subito. Io per esempio ho parlato con dei medici, io ho detto, guarda, se devo avvicinare il vaccino, lo devo tagliare. Perché mi chiamo, io corro, ma Lo ha detto pure il generale, ha detto pur invece che buttarlo facciamo al primo che passa. Sì, ha detto, niente, sto Tu passa da dicendo, quelle già parti. andato no. Ma poi a me mi era venuto in mente un'altra matita. Se tu, no, che la siringa, ce ne metti una oggi, ogni flacone ce ne sta sei, se tu ne metti una oggi di meno a tutto quinto, in ultimo ci ha avanzato un mezzo vaccino, su 12 ce ne esce un'altra. E quello te lo sfruscio a departato, no? Che ci vuole? Tanto è che, guarda, noi sappiamo che l'Italia è fatta poi in questo modo, a chi può rubare di chi? Ma se sta roba non faccio e le dà un altro fest, che cazzo Fai succede? un'opera di bene. Ma per la miseria, fai un'opera di bene. Io spero che incominciano a fare così. Poi ci entra una mezza sculmati le doma. Insomma, 60 milioni, boh, ne fai perché è troppo solo, boh, ne fai perché è troppo vecchio. Quello là in mezzo, normalmente è un po' più pucarello, e può darsi che quello che ci dà, se ce le dà e non ci fa male, gli domano darsi dietro. Complimenti ad Augusto, eh?
pillole proprio di saggezza, insomma, maestro del pensiero lo è. Nell'autocertificazione posso scrivere di andare in giro in cerca di vaccini avanzati. Non lo so chi ce lo manda, ma come pensiero non è niente male. Collimerebbe col nostro avamposto del pensiero, che però è appena Sant'Andrea. Sì, esatto, infatti lì nasce da lì. Nasce da lì, visto che vista poi che ci abbiamo. Sì, infatti è uno dei tanti posti spettacolari del Teramano. Allora, Marco. Va bene. Grazie, noi ci vediamo. Ci vediamo se fra 15 giorni. Fra 15 giorni. Ma che ne puoi sapere? Se serve un richiamo. Vabbè, se richiamo. Di meteorologia lo facciamo pure tra una settimana. Sì, vabbè, certo. No, va bene così, dai. Grazie, Marco. Buon proseguimento. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi cambieremo argomento. Viene a trovarci Augusto di Stanislao. A tra poco. Eccoci qua che rientriamo. Allora, saluto e ringrazio Augusto di Stanislao che è qui con me. Grazie a Ciao, voi Augusto. L'invito, grazie. Benvenuto con Augusto di Stanislao, ci conosciamo così tanto tempo che insomma mi resta difficile dargli del lei, quindi credo che ci daremo del tu. Assolutamente. Allora, Augusto, come succede ad alcuni, insomma, anche a molti, no? Ha avuto tante vite. Nel senso, lo possiamo dire, vita politico-amministrativa, è stato sindaco. A Colonnella, poi da amministratore della regione, perché è stato consigliere regionale, assessore in un periodo, e poi è stato al Parlamento. E niente, non è disse quello. come diceva quello, è meglio essere un ex che una X. Bravo. Oh, e poi me lo ricordo anche come commissario per l'Italia dei Valori, andava in Puglia. Sì, è fatto un bel eletto esperienza. Però. La prima volta eri nei DS come sindaco di Colonnella? No, lista civica. Poi sono entrato nei DS. Poi nei DS. Sono uscito dai DS. Poi prima d'Italia dei Valori era UDEUR. È mai stato una fase dove c'era conoscenza personale dell'allora ministro. Quindi, come dire, giocava una partita. Chi era allora ministro? Era Mastella. Ah, sì. Che peraltro è delle parti del paese di mia moglie. Quindi è stato. Come Mastella dire, è di Maddaloni? Maddaloni è la moglie. No, è di paese vicino Benevento. C'è Paloni. C'è Paloni. Quindi questa è un po' la vicenda. Che peraltro io dico. Avendo fatto tutto da solo e con le mie forze, sono oltremodo soddisfatto. Tutto quello che non è avvenuto è perché io non sono abituato a piegare. Ma questo è il capo, ma questa è solo la parabola politica, no? Abbiamo certamente, detto. Poi certamente, Augusto certamente. È un sociologo, uno psicologo, è un dirigente dell'ASL, del Dipartimento di Salute Mentale. Perfetto. Ed è qui intanto, ma poi parliamo pure di politica. Perché magari lo ritroveremo, no, non lo so, sindaco di Colonnella. No. Però qualche sirena c'è? C'è, ma no? Facciamo altro. Augusto, vabbè, non lo so, ma vediamo. Vabbè. Allora, però ha dato alle stampe per una psicologia del creato, questo libro che porta con sé. Io la locandina adesso la invio anche in regia, così la facciamo perfetto. Allora, cominciamo da qui. Intanto voglio iniziare un punto indietro. Vai. Devo dire che questo è il secondo saggio, che il primo è Energia Vitale, che è uscito 4-5 anni fa, dove si parlava sempre di temi ambientali collegati al sociale e alla psicologia. Questo invece entra di più nel merito, dicendo che l'aspetto della dimensione relazionale nel rapporto tra uomo e natura è fondamentale, perché fino ad oggi le scienze umanistiche e sociali, la psicologia, la sociologia e quant'altro, si sono sempre occupate del rapporto tra uomo e uomo e mai del rapporto tra uomo e natura. Siamo arrivati ad un punto tale in cui non possiamo far finta di non mettere in campo un rapporto con la natura. Io lo chiamo creato. A me mi verrebbe da dire, e la psicologia come... C'entra, perché la psicologia deve fornire gli strumenti, prima ancora che di carattere sociale, quindi di comportamento, deve fornire degli elementi cognitivi affinché ognuno introietti dentro di sé una serie di comportamenti che faccia cambiare lui prima di dire agli altri. Tu sai, noi siamo bravissimi come italiani a dire comincia tu, poi faccio io. Sì. Allora qui cominciamo a dire, bene, creiamo una coscienza, in questo caso di politica generale, individuale, ma anche una coscienza psicologica che ci consente di arrivare a definire che cosa?
chi sono io, che cosa io devo fare prima di chiederlo agli altri. Allora, nel momento in cui io sviluppo un'attività dove il singolo ha una dimensione importantissima nella definizione del rapporto con la natura, sicuramente anche gli altri si muovono, non il contrario, sì. Perché spesso si possono fare dei grandi rassemblamenti in cui si parla di ambiente, poi che ognuno torna a casa e continua a buttare la carta, continua a in buttare effetti. La cicca, continua a fare che sembrano cose banali, ma da lì si cambia il rapporto con la natura, sì, perché se tutti facessimo poi la cosa giusta in quel momento, esatto, ma siccome noi siamo bravi, siamo bravi a porci dei progetti impossibili per avere la scusa di non fare niente, cominciamo a dire comincia tu, comincio io, forse qualcosa qui dove quindi siamo noi, in questo saggio indaghi questo aspetto per dire poi successivamente possiamo arrivare alla transizione ecologica solo se facciamo la transizione psicologica che ci porta al cambiamento, tant'è che il secondo libro, il terzo che uscirà a fine anno, anche prima, si parla di transizione psicologica che arriva, che conduce al cambiamento, e questo è un dato fondamentale, tant'è che qui sono 30 slide che vengono poi lasciati in uso nelle scuole, docenti e quant'altro. Posso manipolarlo? Sì, sì, io poi ho segnato. È stato edito dalla Duende, dagli amici. Oh, dagli amici. Paolo e Paola. Perfetto. O Paola e Paolo. Paolo Magnozzi e Paolo Ruggiero. Che sono degli splendidi editori, sì, sì. Che hanno. Poi è una casa editrice nostra, abruzzese, nostra, sì, sì, sì. Infatti io mi sono rivolto a lui perché ha capito in maniera importante dove si voleva arrivare con questo libro, che cosa si voleva produrre nella comunità a partire da singolo, nella comunità teramane abruzzese, e devo dire che lui è stato molto molto bravo perché lo ha messo su tutte le piattaforme nazionali, da Amazon a tutto quello che noi conosciamo. Il segretario del premio Teramo, sì, premio Teramo, e devo dire una persona di una sensibilità straordinaria, con il quale stiamo facendo un percorso importante, perché e perciò hai già annunciato che uscirà un altro saggio. Un altro saggio, perché approfondiamo alcuni altri elementi, perché quando io utilizzo gli schemi, e in fondo giustamente con Paolo si era vista di fare quel Q-code finale, sì, dove uno può andare col telefonino a ricacciarsi tutte le slide e può ottimo. Fare l'uso che ritiene più importante e opportuno. A chi è rivolto, Augusto? È rivolto, ai docenti e alle docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche agli amministratori comunali. Quindi ai docenti e alle docenti, nel senso ai ragazzi, tu vorresti ai arrivare? Ragazzi, ai ragazzi. Quindi agli alunni. Esatto. Passando per i docenti e quindi per le scuole, perché io ritengo che in questa fase un grande approccio lo possono avere nel cambiamento la scuola. Sì. Evidentemente le istituzioni, io qui mi riferisco quindi a comune, provincia e regione, e poi alle famiglie che devono avere un rapporto, perché questo è un libro che si può leggere in compagnia e farci delle riflessioni importanti, perché probabilmente magari ognuno nel suo isolamento ragiona di queste cose, non si confronta perché oggi sarà il Covid, l'altro ieri era qualcos'altro che ci impediva di incontrarci. Oggi c'è un dato: se vogliamo scrivere pagine di futuro dobbiamo pensare all'ambiente da tutelare. Non c'è, io dico sempre, noi abbiamo un lato B, il pianeta non ce l'ha un lato B. Il pianeta non ce l'ha un lato B. Allora, che cosa vogliamo farne di questo pianeta? Veramente, io penso che dobbiamo abbandonare la prospettiva antropocentrica, quella che ci dice che tutto si fa in funzione dell'uomo, che deve approvvigionarsi di tutto e di più, senza lasciare magari alle altre generazioni qualcosa, e sposare la prospettiva ecocentrica, dove la natura viene rimessa al centro e bisogna fare i conti tra l'altro, con lei. Augusto, ci sono come dire, dei dati di partenza già particolarmente preoccupanti. Noi siamo tanti. cioè, siamo sempre di più. Però siamo tanti, siamo non sempre è che, di più. Che dici, fai il controllo delle nascite? Cioè, che siamo tanti. Allora, tu hai introdotto un tema. Ti posso venire incontro in maniera però inquietante per tutti quanti, purtroppo. Vabbè. Allora, dall'Africa stanno muovendo non migliaia di persone sui barconi, ma milioni di persone che spingono per venire in Occidente, e hanno stimato che da qui al 2050 saranno 30 milioni di persone che vogliono venire da noi pensando che qui ci sia l'Eden, che sia il paradiso. Risorse, esatto, lì non c'è nulla, né acqua, né cibo, né qui qualcosa forse
ci si ingegna e si potrà fare, ma questi sono i numeri della catastrofe umanitaria. Come rispondiamo? Facciamo spallucce? Ci inventiamo qualcosa? La cosa più semplice è rispettare la natura, assecondarla per quello che è possibile, dopodiché cerchiamo di riprogettare noi stessi dentro la natura. Io sono molto preoccupato per le nuove generazioni, per i miei figli, perché penso che cosa gli lascio a loro? Una storia che non si può più raccontare o un futuro fatto di nuove opportunità? Punto di domanda. Punto di domanda. Oh, tant'è che ovviamente questo saggio è dentro questo filone, insomma, si parla di ambiente, la psicologia del creato, e una parte, un capitolo, la transizione ecologica. Perfetto. Così, tra virgolette, di moda che c'è il Ministero adesso, esatto, abbiamo in Italia, esatto, il Ministero, esatto, della transizione ecologica. Cos'è la transizione ecologica? La transizione ecologica dovrebbe essere un processo che ti porta a definire stili, atti, fatti e comportamenti che ti fanno arrivare dall'altro capo, e tu hai cambiato il tuo modo di stare al mondo utilizzando quelle risorse nei limiti della possibilità che hai, ma utilizzando anche la natura non come un nemico, ma come qualcosa che ti è vicino e che può essere ulteriormente valorizzato e da mettere in campo per una serie di opportunità. Allora, la natura amica è la casa comune, la natura amica è quella che ti dà l'opportunità di vivere, la natura amica è quella che tu rispetti per i tempi dei suoi cicli vitali. E ovviamente è quello di mettere in campo anche comportamenti virtuosi, come possono essere le case che non consumano troppo, no? Sul piano energetico. Esatto. Cose che stiamo un po', sì, acquisendo, un po' alla volta li stiamo facendo, però io penso che ognuno debba fare la sua parte. E qui nel divenire c'è il tema dell'economia circolare, sta a significare che ognuno deve fare la sua parte, che la politica, le istituzioni, le amministrazioni, le famiglie, la scuola, ognuno deve fare la sua parte per far sì che spingano avanti questa opportunità e che non diventi l'ultima possibilità, diventi un'opportunità, non l'ultima possibilità. E allora la natura in questa fase ha bisogno di qualcuno che tenda una mano all'eco. La natura ci parla diversamente, non col linguaggio, ma ci dice delle cose diversamente, quindi utilizzando tutte quelle risorse del Recovery Fund, molto probabilmente noi potremmo ottenere delle cose fondamentali. E voglio anche significare un aspetto. Quando si parla di Recovery Fund, si pensa che riguardi il governo. Non è vero, il Recovery Fund riguarda i territori che devono proiettarsi in una dimensione progettuale e dire, per esempio, che infatti cosa anche ne i singoli enti stanno proponendo. Allora uno dovrebbe dire, per non andare troppo lontano, sì, che cosa vuole fare la provincia di Teramo, per esempio, rispetto al proprio futuro. Vuole progettare qualcosa? Vuole diventare, per esempio, un ecodistretto? Dove significa che tu non fai solo l'aspetto ecologico e della conservazione, non tocchi nulla. L'ecodistretto è che tu interpreti diversamente una modalità in termini imprenditoriali e occupazionali. Sì. Ad esempio, Augusto, mi viene in mente, no, noi ogni estate piangiamo per quello che succede d'inverno per l'erosione della, perfetto, costa. No? Perfetto. Adesso ci saranno degli interventi e la spiaggia di, sì, sì, no, di alimentazione, esatto, per, esatto, fare poi dei pennelli. Ecco. Anche in questi termini uno dovrebbe coniugare lo sfruttamento, sempre tra virgolette, della costa, perché c'è tutta un'industria del turismo, sì, che, sì, vive, sì, di quello, ma tutti noi, al rispetto del mare. Perfetto. E quindi coniugare o individuare un progetto che vada più, perfetto, come dire, in sintonia con la psicologia, esatto, del creato. Esatto, esatto. Ecco. L'aspetto, ad esempio, psicologico qual è? È che tu all'imprenditore, al politico, all'amministratore, oggi se non fagli capire l'aspetto psicologico e cognitivo, molte cose non le farà mai, perché sono legato al suo ruolo e alla sua funzione. Se dopo domani se ne va il politico e viene cambiato da qualcun altro, si interrompe il processo. Oggi il tema è quello di dire: c'è un progetto, a prescindere da chi sia, va avanti, perché se la nostra natura è quella del turismo nella provincia di Teramo, sì, che sia Montano, Marina, sì, e quant'altro, ci vuole che l'intera comunità istituzionale, politica e sociale sposi quest'idea, perché il suo futuro è quello, l'economia si gioca su quello, il benessere economico, sociale e psicologico si gioca su quello. Io vorrei tanto poter parlare con
Confindustria, con la Camera di Commercio, e spiegare questi elementi, ma non solo con loro, per spiegare questo aspetto psicologico. Io con alcuni imprenditori sto parlando, i giovani imprenditori, sto parlando di questo libro e alcuni di loro lo stanno comprando per regalarlo alle scuole. Immagini tu che cosa sta succedendo. E allora, se tu non fai un'operazione non di convincimento, ma di far diventare quell'aspetto culturale, cognitivo, la sua base per una nuova riflessione, per ripartire verso il futuro, noi non ce la faremo mai, butteremo ancora tanti soldi. Questo è il tema. Senti, qui la parte ottava mi intriga. Francesco, Greta e la generazione Z. Francesco e Francesco? Francesco e Francesco, sì, sì. Vai, che mi dici Francesco, Greta? Io li ho messi insieme perché tutti e tre esplorano degli elementi diversi ma in qualche modo uguali. Mentre Francesco introduce l'elemento della segnalazione sociale, quindi la casa comune, Laudato Si, il rispetto per la natura, sì, e quant'altro, Greta dice la denuncia politica in termini larghi di questo. La generazione Z è quella che ha cominciato un percorso per distanziarsi dagli adulti di prima, da quelli come me in qualche modo. E tutti insieme hanno che cosa? Hanno un comune obiettivo: far sì che ci sia un futuro per tutti, ma soprattutto per loro. Allora, mentre il Papa dice mi occupo di voi e mi preoccupo di voi, gli altri si stanno mettendo insieme per dire che cosa noi possiamo fare per noi. Perché nel frattempo, attenzione, stanno invecchiando anche loro e molte cose non si cambiano. Faccio un esempio banale. Io arrivato a un certo punto parlo dei disordini da deficit di natura. Che è un disordine, il disturbo da deficit di... natura è un disturbo che nasce dal fatto che c'è un'alienazione da parte delle persone, segnatamente anche delle nuove generazioni, dai bambini e dagli adolescenti, dalla natura. Si allontanano dalla natura, quindi non hanno la memoria della natura. Ma è successo qualcosa in più. In Inghilterra, rispetto a questo dato, l'hanno classificato come patologia riconosciuta nel sistema sanitario inglese, quindi come patologia per cui uno può andare a fare la psicoterapia dallo psicologo e quant'altro, perché c'è questo deficit. Ma non solo. Se tu vai nella regione Lazio, qualche tempo fa ha fatto un'indagine sui ragazzini delle scuole medie. Che cosa hanno visto? Che due ragazzini su tre delle scuole medie o non sapevano fare la campanella, o non sapevano fare la capriola, sì, o non sapevano stare su un piede o andare in bicicletta addirittura. Stiamo a parlare di cose che tu dici, ma non è che possibile. All'epoca nostra era impensabile. Noi siamo sbucciate le ginocchia, esatto. Abbiamo fatto... Loro si viveva per strada. Ma anche perché loro guardano il pollo in televisione e pensano che sia qualcosa che arriva dalla televisione. Invece se tu vai qua in campagna a Teramo... Lo trovi. Però il recupero da deficit di natura lo puoi fare. Non è che devi andare in Amazzonia o nei paradisi terrestri. Puoi andare anche in un parco urbano, nel Vezzola, puoi girare qua vicino e poterti buttare nell'erba, fare qualcosa a contatto con la natura, che è questo quello che puoi fare. Se tu pensi ci sia qualcos'altro, no, perché non è vero. Ma è singolare che addirittura una cosa del genere viene vista come una terapia quando 50 anni fa era vita di tutti i giorni. Perfetto. Adesso addirittura... Perfetto. Sì, può diventare una terapia quello di fare capriole sui prati. Esatto, perché adesso molti di questi bambini, poi ragazzini in piena adolescenza, manifestano elementi di aggressività, no, di obesità, tutta una serie di disfunzioni che potrebbero essere evitati se utilizzati in questo modo. Faccio un inciso. Vai. Faccio un inciso. C'è stato uno studio negli Stati Uniti che ha dimostrato che cosa? Che se una persona vive e fa degenza in un ospedale che si affaccia sul prato, sul verde, sul bosco, non che deve stare dentro, ma che si affaccia su questo, ha la capacità di recuperare il 30% prima rispetto agli altri. Stiamo parlando di qualcosa che è fenomenale. Io sto introducendo pure in questo contesto regionale il tema della sanità pubblica ecologica, ma è complicatissimo, perché qua ancora stiamo a parlare di Carlo Cotica, quindi è complicato, però non abbandono l'idea. Quello che a me preme e che magari su questa cosa, laddove ci sono comunità piccole e grandi, mi piacerebbe, per esempio, poter andare nei consigli comunali non a fare politica ma a parlare di questo. Perché secondo me
Il consiglio comunale, il sindaco ha il diritto dovere di parlare di queste cose alle nuove generazioni, alle famiglie, alle scuole del suo contesto, deve parlare di queste cose, poi chiamerà anche qualcun altro, ma questo è un tema che oggi va dibattuto assolutamente trovando degli elementi di connessione a livello provinciale. Sarebbe interessante che 47 comuni facessero come un protocollo per dire la nostra idea di transizione ecologica, sì. Non ci viene da Bruxelles. Bruxelles ci dà i soldi che non sono del governo ma sono nostri. Allora facciamo qualche progettualità che parte male dal territorio e la mettiamo in campo come 47 comuni della provincia di Teramo che fanno, si occupa di transizione ecologica passando da quella psicologica per arrivare al cambiamento. Questa sarebbe una grande rivoluzione. Non è che magari trovando difficoltà a entrare dentro i consigli comunali, a far passare questo messaggio, tu prendi la scorciatoia e diventi sindaco e lo fai nel tuo consiglio comunale. No, assolutamente no. Non ti candidi? Ho già dato. È sicuro? È proprio, sì, hai detto no a Colonnella? No. Ah, te l'hanno chiesto? Tutti chiedono di tutto, ma da come dire. Poi io dico Colonnella perché sei stato sindaco a Colonnella. Sì, sì, tu sì, vivi, sì, a, sì, Colonnella adesso. Io vivo tra Colonnella, io sono ancora a Colonnella, ho casa a Colonnella, quindi lì gioco la mia partita, come dire, di amore, di affetto. Personale, quella familiare. Personale, sì, quella mia. Poi c'è Tortoreto, dove i miei bambini sono andati a scuola, è un'altra grande comunità. Quello che dico io è che bisogna essere seri di questi tempi, e io in giro non vedo tanta serietà, non vedo tanto pressappochismo, tanto dilettantismo e non vedo amore per la comunità da parte di chi si accinge a fare qualcosa per la comunità. Si vuole fare demagogia, a me questa cosa. E quindi cosa... mi stai dicendo che per la politica hai dato, per la politica amministrativa, vorrei, insomma, essere utile in qualche modo. Vorresti fare politica in questo senso? Vorrei fare questa cosa, che secondo me è la cosa più importante, perché ritengo che il lavoro con le nuove generazioni nei contesti, nelle comunità, è qualcosa di straordinario. Tra l'altro noi siamo nel pieno di una pandemia, no? Perfetto. Quindi di un'emergenza sanitaria che, guarda caso, ha a che fare col rispetto che abbiamo avuto o non abbiamo avuto, perfetto, con la natura, perfetto, no? Perfetto. È ovvio. Che riflessione possiamo fare in riferimento a... Posso fare una riflessione? Vai. Perché... ho acquistato, lo sto leggendo con mia moglie, il libro di Quadman, Spillover, che cito nell'altro libro che sto scrivendo, e la cosa inquietante, sa che qual è? È che lui dice che ci sono ancora 300.000 virus in giro per il mondo che stanno aspettando di fare il salto di specie. Quello che dicono i virologi. E allora dico, ma noi di che stiamo a parlare di questo? Noi pensiamo sempre di rincorrere il virus, noi o scegliamo una linea e diciamo questo è il fronte, oppure se lo rincorriamo noi non ce la possiamo fare. Dopodiché gli aspetti psicologici, psichiatrici, la depressione, esatto, la gente che è ancora più... Perché questa paura è diffusa, è ormai, diffusa, la paura, ma la gente è ancora più arrabbiata, non c'ha più voglia di vivere. Io ho visto alcuni dati che riguardano gli italiani nella loro situazione del Covid. La prima cosa che viene fuori è la depressione, la seconda cosa è l'arrabbiatura, per non dire qualche altro termine, il terzo è quello di non credere più a nulla, a nulla e a nessuno, all'ultimo posto. Neanche ai rimedi, neanche no, a... Non sì. All'ultimo posto c'è qualcuno che ha detto ha un minimo di gioia nella prospettiva, il 2% degli italiani, stiamo a dire che proprio poco. Ma assolutamente no. Se noi vediamo tutti i nostri ragazzi che stanno a casa in cattività, non chiusi dentro casa, chiusi dentro la stanza, sì, a fare dad, ma io penso a fare più a giocare con la PlayStation, per sentirsi fra di loro. E oggi qual è il tema? Che si parlano attraverso i social, ma sono sempre più soli. E tra l'altro questo andazzo, scusami Augusto, c'era già un po', no? Nei, sì, nostri, sì, ragazzi. Esatto. Voglio dire, quello di affidarsi un po' troppo alla sì, tecnologia, sì, a questo modo di relazionarsi. Esatto, esatto. Non però, solo quello, però già ci sono portati. Sì, già. Sì, loro hanno, però avevano cominciato a capire che l'uso o l'abuso di quello strumento di fatto li allontanava dalle persone. Certo, adesso gioco forza sono, è così, confinati. Però una volta fra di noi, tu ti ricordi, sì, noi ci conoscevamo incontrandoci, guardandoci negli occhi, litigando e facendo. Oggi dove ti guardi sulle foto che hanno col Photoshop, se ti guardi sui telefonini, ormai è tutto taroccato. Quindi il tema qual è? Riuscire a ritrovare un rapporto
sano tra le persone, ma soprattutto con le nuove generazioni, perché rispetto a queste noi non sappiamo più che però dire. Però qui o dà una mano la tecnologia a venire incontro a questa transizione, esatto, altrimenti mi sembra come combattere con dei fucili a tappi, sì, 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 invece sì, la tecnologia punta su altro. Esatto, ecco, la tecnologia, esatto, deve dare una mano, esatto, sennò... La tecnologia può essere uno strumento straordinario. Come se noi ragazzi li perdiamo. Sì, sì, è come il coltello, se tu ci affetti il pane la nazione è buona, se ci ammazzi qualcuno evidentemente no. Però il tema di mettere insieme questi elementi per farne oggetto anche di confronto, di discussione, di crescita, di dibattito, in questa fase non si sta utilizzando. Solo la scuola utilizza ancora in termini, diciamo, di rapporto docente-discente, ma è un rapporto statico che non aiuta, che una cosa è quando stai in classe, una cosa è quando stai a casa, sì, sì, ma tutto il resto non si muove nei termini di dare un contributo diverso e dire questo strumento rendiamolo più umano. Come? Cerchiamo di fare qualcosa che umanizzi questo strumento per dire guardate che non è solo una dimensione robotistica, ma c'è una dimensione umana che dovremmo andare ad esplorare. Senti, allora, questo abbiamo parlato di Per una psicologia del creato, questo tuo saggio. Il perfetto prossimo, come si chiama? Lo sai? Certo. Però non ce lo dici. Non ve lo dico. Ah, vabbè. No, non mi chiami dopo. Va bene. Allora, noi siamo davvero in conclusione. Quindi la politica abbiamo dato. E sei soddisfatto? Io per di quello che hai fatto nella politica. Per quello che potevo fare con le mie forze sono assolutamente soddisfatto. Per quanto riguarda alcuni rapporti che afferiscono alle miserie umane, non mi interessa più. Sì, ma riguardano le miserie umane sia dal punto di vista professionale che politico. In questo caso salvo più la politica che l'elemento professionale. Però devo dire che nel dare avere in tutto questo mi sono ritrovato una famiglia straordinaria, una moglie meravigliosa, e quindi tu non puoi avere tutto nella vita, della fa, non no? Si può arrivare dovunque. Oh. Però io ho fatto la prima, seconda, terza parte della vita, ma complessivamente la mia vita è questa e sono assolutamente orgoglioso e soddisfatto. Dopodiché sto trovando una nuova dimensione in questo. Chi legge le mie cose pensa che non siano delle castronerie. Mi piacerebbe confrontarmi per crescere di più. Va bene. Allora vediamo se ci sono le opportunità per questo confronto. Per confronto per va il bene, confronto. Grazie. Per una psicologia del creato di Augusto Di Stanislao. Grazie a te. Lo abbiamo presentato e magari poi parleremo anche del prossimo, non ci ha detto il titolo, ma lo troveremo, lo troveremo. Poi quando grazie sarà a pubblicato. Voi. Grazie, grazie, a voi. Grazie ad Augusto. Allora, voi non perdete tutti i nostri programmi, il TG delle 19, poi questa sera c'è anche Senza Titolo, il nuovo programma di Dorotea Mazzetta. Questa sera è sicuro il protagonista di Senza Titolo sarà Gianni Chiodi, l'ex sindaco di Teramo ed ex presidente della regione Abruzzo. Bene, è tutto, grazie. JLove torna anche domani, arrivederci.